Parlare della Roma, credo che sappiamo che è una squadra forte, con un buon allenatore, che hanno velocità, che hanno paleggio, che non subiscono reti e che fanno reti. È una squadra forte che è al vertice del campionato. Parlare bene di loro è facile perché lo vediamo noi. E che cosa mi aspetto della mia squadra, della nostra squadra? Intensità, carattere, personalità. E giocare al livello che abbiamo giocato tante volte contro loro e contro le squadre forti del campionato italiano. Credo che siamo concentrati, dopo il campo dirà la verità. In queste 36 ore ha più pesato il rammarico per l'occasione sfumata all'ultimo minuto o comunque la convinzione, considerando la buona prestazione di Bergamo, che ormai siete sulla strada giusta? Insomma, come ha cercato di spingere mentalmente i suoi giocatori verso questa seconda opzione? Devo dire che è difficile spiegare un po' tutto quello che succede, perché credo che abbiamo meritato di più in tutte le partite. Il primo tempo con l'Inter non l'abbiamo fatto bene, ma anche era una partita che l'abbiamo in mano, e tutte le partite abbiamo meritato di più. Per questo l'amarezza è chiara, poteva essere meglio, ma alla stessa volta non possiamo guardare indietro ogni settimana per vedere che poteva essere o che poteva succedere, perché dobbiamo guardare avanti e pensare un po' che possiamo fare. E siamo vicinissimi di fare partite al livello che l'abbiamo fatto dal punto di vista calcistico e dopo anche di risultato. Lei sa evidentemente che quella di domani è una partita particolare, speciale, purtroppo, soprattutto purtroppo per quello che è successo a maggio. Le chiedo di esprimere un suo punto di vista su come approcciare la partita da parte di entrambe le squadre. Penso che le due società, allenatori, tutti che siamo coinvolti in queste spettacolo che è il calcio, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto questi giorni, parlare di calcio. Credo che per onorare a Ciro e tutto questo che è successo, dobbiamo essere tutti convinti che alla fine si deve parlare di un bello spettacolo di calcio, si deve parlare di questa giocata, l'altra, il gol che ha fatto, ha sbagliato, e questo sarà per me il messaggio più importante per onorare la memoria di Ciro e per parlare di quello che tutti vogliono parlare in Italia, che è il calcio che le piace a tanta gente. Credo che lui sta bene, chiaramente arrabbiato, questo è importante dopo il rigore sbagliato, ma penso che sempre quando succede questo, quando un attaccante fa gol e ha un'opportunità, in questo caso nel rigore di fare un altro, se lui ha fiducia, io sono a posto anche per il futuro, se abbiamo bisogno di lui. E la cosa importante è se questa rabbia la indirizziamo per fare un buon gioco e fare ancora più reti. La Roma chiaramente è capolista insieme alla Juventus, possiamo dire che per il suo Napoli questo forse è il primo esame vero della stagione, perché voi non avete mai deluso nei grandi appuntamenti, quindi che cos'è un esame e una prova di maturità, perché oramai mi sembra chiaro che nella testa vi siete sbloccati. Sì, chiaramente questa giornata significa, o abbiamo visto, la possibilità di che tutti possano sbagliare. E questo credo che è l'aspetto positivo. Abbiamo visto una squadra forte come la Juve perdere questa partita, e sappiamo che noi con le squadre forti l'abbiamo fatto bene. L'Inter, che è una delle altre squadre che possono puntare a qualcosa di importante quest'anno, credo che il secondo tempo l'abbiamo fatto molto meglio. Per questo io ho fiducia che la squadra può farlo bene, io ho fiducia che il campionato è ancora lungo, perché sappiamo che è difficile e tutte le squadre possono perdere punti.